La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Stiamo assistendo esattamente all'opposto. In Italia la cultura, lo studio è negato. La riforma scolastica a cui abbiamo appena assistito è la negazione del futuro dei nostri ragazzi. E negare il futuro ai nostri ragazzi vuol dire negare il futuro all'Italia. È proprio per tutto ciò, per questa deriva culturale, per questa informazione, vedete, io lavoro nel campo della fotografia, ho cominciato questo lavoro nel campo della fotografia perché amavo la fotografia, amavo il cinema, come tutti i ragazzi sognavo nell'andare sui set, nel vedere il magico mondo del cinema, e unendo questi due amori ho cominciato questo lavoro, ho fondato questa agenzia, e per anni il core del nostro lavoro è stato appunto raccontare il cinema, il teatro, la musica italiana attraverso le immagini dei grandi fotografi. Oggi noi abbiamo ancora un piccolo spazio di nicchia sulla stampa italiana, ma è sempre più ridotto, perché oramai domina il gossip, il malaffare, la televisione trash, la cultura è stata annullata e quindi anche la fotografia nella sua essenza più alta va progressivamente ad essere annullata. È proprio per questo che io ritengo che sia necessario oggi creare movimenti, creare civiltà, riportare la cultura in primo piano, ed è per questo che farò tutto il possibile per essere a Genova quando arriverà la nave.